Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di a tavola con Silvia. Allora, questa sera mi cimenterò, badate bene, mi cimenterò nella ricetta del ramen. Aia, Esatto. questa è tosta come E ricetta, eh? questa è tosta come ricetta e ci vuole tantissima preparazione. Infatti la preparerò questa sera per domani a pranzo. Quindi, insomma, capite quanto tempo ci vuole. Ok. Quindi la mia domanda già è una ricetta lunga, sì. È una ricetta lunga? Sì. Una ricetta a basso costo? No. Te lo dico subito perché comunque già solo di alga kombu abbiamo straforato proprio. Cioè, ok. Allora, che cosa, gli ingredienti quali sono? Innanzitutto, del collo di maiale, quello delle bistecche, ok? Però dovete prenderlo con tutto l'osso perché l'osso ci servirà per fare il brodo, la carne, ci servirà successivamente, dopo averla fatta in brodo, per metterla dentro alla ciotola, ok? Avete presente, no? La ciotola del ramen, c'è il brodo, c'è la pasta, poi ci sta la carne fatta a fettine, l'uovo sodo, il cipollotto, porro che dir si voglia e i germogli di soia. È tutta una composizione, un bellissimo piatto, sembra una tavolozza. E noi tenteremo di andarla a riproporre, ok? Allora, dicevo, qui abbiamo circa 8 etti di collo di maiale, di polpa di maiale con l'osso, ok? La radice di zenzero che poi andremo ad utilizzare, vi faccio vedere in due modi: una parte andrà nel brodo, l'altra parte nella salamoia per il maiale. Poi abbiamo l'alga kombu, il sale, la salsa di soia. I germogli di soia, che visto che non li ho trovati freschi, voi per favore prendeteli freschi, li ho trovati qui in barattolo cotti al vapore. Del porro che mi servirà per il brodo, del porro che mi servirà per la ciotola finale, diciamo, per metterlo a crudo dentro alla ciotola. Una cipolla fresca, sempre per il brodo, dell'aglio, sempre per il brodo. Allora, primo step, cosa facciamo? Allora, prima di tutto dobbiamo dividere l'osso dalla carne e lasciare, ecco qui, questa bella polpa, Quindi l'osso dà il sapore, diciamo. l'osso dal sapore, ma anche perché comunque vedete qua c'è Sì, ancora certo. diversa carne che va comunque tagliata perché poi questa mi servirà successivamente. Questa carne non rimarrà così, eh? Cioè, non pensate che rimane tutto il grasso, no, va tolto per ben due volte, nel senso va cotto con tutto il grasso, questo magari no, lo togliamo che è troppo. Allora, prima cosa, tagliata, lavata sotto l'acqua corrente, messa a bollire, senza verdure, dopodiché va rilavata di nuovo e poi alla fine ci si fa il brodo, ok? Quindi, ripeto, tagliata, lavata, messa a bollire, di nuovo lavata e poi di nuovo a fare il brodo, ok? Quindi ci vediamo a brodo pronto. No, ci vediamo. No, vi faccio vedere lo Passo step. Sì, passo. esatto, perché è importante. Intanto vado a lavare la carne e poi vi faccio vedere nella pentola. A dopo. Allora, questa è la carne sbollentata. Come diceva mia nonna, gli do una sbollentata. Ok. Adesso la mettiamo dentro una ciotola. In questo modo. Per quanti minuti è stata? Una decina di minuti, senza sale, senza niente, Così com'è. eh? Sì, esatto. E questo lo andiamo a buttare, l'acqua di cottura la andiamo a buttare. Andiamo a lavare la carne sotto il getto dell'acqua corrente, dopodiché iniziamo a fare il brodo. Ci vediamo tra un po'. L'acqua è bella limpida, abbastanza, diciamo. Comunque in cottura
dovete togliere quella schiumetta che si forma. Allora, il maiale io l'ho prelessato, ripeto, e poi lavato, e adesso andrò a mettere aglio, cipolla, il porro, ce ne vuole tanto, ragazzi, quindi un porro intero almeno. Che bello questo filo, potevo tenerlo, vabbè. Eccolo qua. Poi ci vuole l'alga kombu. Per chi non sapesse dove trovarla, io l'ho trovata nei negozi di tipo Natura Sì, Piacere Terra, questi qua, ok? Alga kombu. Eccola qui. Mettiamo una bella presa di sale. Eccola qua. E ovviamente la radice di zenzero. Eccola qui. Il tutto dovrà bollire almeno un'oretta e mezza. Quindi ci vediamo tra un'ora e mezza. Eh sì, più o meno. A più tardi. A dopo. Allora, scusate, stiamo togliendo la schiumetta che si forma. Eccola qua. Ogni volta laverò il passino e ovviamente questo va fatto fin quando non è cotta la carne. Intanto l'alga kombu è diventata enorme, come vedete, bellissimo. E la carne, quella che poi andrò a mettere in salamoia, come vedete, guardate, vi faccio vedere come entra facilmente la pinza, è quasi cotta. Quindi tra un quarto d'ora più o meno, calcolate che sta su da almeno 45 minuti, quindi tra un quarto d'ora più o meno toglierò la carne che mi serve da mettere sotto salsa e continuerò a far bollire il brodo fin quando non smetterà di fare la schiumina, ok? Ci vediamo tra un po'. Allora, a questo punto la schiumetta, come vedete, non si forma più. Andiamo a togliere la carne e la andiamo a mettere in una ciotola. In tutte queste verdure vedere la carne è un problema, però poi ovviamente toglierò la cipolla. Voilà. Altro pezzo. Quello è l'osso. Questo lo possiamo spegnere tranquillamente e adesso andremo a fare la salamoia per questa. A fra poco. Allora, ho tagliato, come vedete, la carne, diciamo la parte più grande a metà. Adesso tolgo questa parte con il grasso. A me non piace, quindi la tolgo. Se volete la potete lasciare, ma diciamo che è a piacimento. Esatto. È tenerissimo o sbaglio? Sì. Calcolate che i miei coltelli tagliano molto poco, quindi non sto facendo neanche forza. Ecco qui. I nostri gattini saranno felicissimi. Eh sì. No, qua no.
Questo lo divido semplicemente a metà. Voilà. Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo mettere la carne in questo modo nella ricetta originale. Ci andrebbe il mirin, ma sfido chiunque a trovarlo in questa situazione di pandemia. Quindi forse a Piazza Vittorio l'avremmo provato. Ma è il caso di andare a Piazza Vittorio? Mettiamo la salsa di soia. Questa è ancora nuova di pacca, quindi la dobbiamo aprire. Sentito, sì. Tutta? Praticamente sì, deve essere ricoperta a metà. Questa poi andrà girata, ecco così, andrà girata spesso e andranno inserite delle fette di zenzero che io sto tagliando, come vedete. In questo modo, anche tra un pezzo di carne e l'altro, in maniera che così viene insaporita per bene. Mi raccomando, poi questa va girata ogni, diciamo, 2-3 ore, deve stare parecchio in questa salamoia, più sta e meglio è, nel senso che ovviamente adesso è tardi, io la girerò prima di andare a dormire. Poi la girerò domani mattina, insomma, prima di cucinare, eccetera, eccetera, tutta la ricetta. Quindi, diciamo, almeno andrà girata 2-3 volte, va bene? Ok, questa la copro con una pellicola e la metto nel frigo. Quindi ci vediamo a questo punto domani mattina. Ciao a tutti e buonanotte. Ciao. Buongiorno, ci stiamo accingendo a fare i tagliolini a mano che serviranno per il nostro ramen. La ricetta potete andarla a vedere, ve la metto comunque nell'info box, ma potete tranquillamente andarla a vedere sul nostro canale YouTube. Esatto. E quindi non vi faremo vedere tutta la procedura. No. Quindi ci vediamo a tagliolini fatti. A tagliolini fatti, questi purtroppo li dovrò fare con la macchinetta. Per il trasbordato, arginato. Per il semplice motivo che vanno fatti molto molto fini. E quindi deve essere un impasto molto liscio, non può essere come quello che faccio di solito, che vengono belle ruvide. Le fettuccine mi servono, lo so, però per fare il ramen ci vogliono, insomma, l'impasto deve essere bello liscio e ci vuole la macchinetta per farlo molto fine. Ci vediamo a tagliolini fatti. A tagliolini fatti. A dopo. Eccoci, allora, adesso è arrivato il momento di togliere la carne dalla salamoia e di prepararla per la ciotola del ramen. Quindi andrò a togliere la ciccia. Che si è insaporita tanto, perché tanto perché l'ho lasciata tutta la notte e poi si sentono certi odori. Sì, fantastici. Guardate quanto è bella dentro. Sì, la facciamo a fettine fine in questo modo, nonostante sia fredda è comunque molto tenera. Ovviamente per la decorazione poi prendiamo le fettine più belle. Le altre le mescoliamo nel ramen stesso, va questo bene? È il brodo. Questo è il brodo che ho già filtrato. Questi sono i futuri. E i tagliolini. Tagliolini. Esattamente. Allora, la salamoia non dovete buttarla perché questa qui va qua dentro, eh? Ah, questa adesso, dopo aver fatto le fette, va messa dentro al brodo. Esattamente. Non va, ovviamente va tolto lo zenzero. Ma la salamoia va messa là dentro per dare ancora più sapore. Esattamente.
bene ragazzi, a questo punto avete visto come si taglia la carne, avete visto cosa dovete farne. Io sto togliendo le parti più grasse, scusate, ma c'ho la fissa del grasso, non ci posso fare niente. E quindi ci vediamo sui fornelli, poi dopo... Ci vediamo, no, sui fornelli, no. Ci vediamo quando prepareremo la ciotola. Oh, per la decorazione, già ve l'ho detto, ci vorrà il porro a crudo e dovremo mettere un uovo. Ora, nella ricetta originale lo fanno marinato anche questo nella soia, insieme alla carne. Però non lo so, io non l'ho voluto fare, quindi fate un uovo sodo che poi verrà messo nella ciotola, da, insomma, come decorazione e anche come cibo, ovviamente. Ci vediamo dopo. A dopo. Allora, i tagliolini, eccoli qua, li abbiamo fatti. Non devono andare nel brodo, ma nell'acqua. Ok, quindi dobbiamo prima cuocerli nell'acqua. Adesso tolgo un po' l'eccesso di farina. Tanto anche l'uovo sta andando. Esatto. L'uovo per la decorazione. Eccoli qui. Ma basteranno un paio di minuti, perché comunque poi devono insaporirsi con il brodo. Quindi li facciamo cuocere un paio di minuti, poi li scoliamo e li mettiamo nel brodo. Quindi ci rivediamo sul tavolo per la preparazione. A dopo. Allora, a questo punto dobbiamo aggiungere la salsa di soia della marinata. Ne mettiamo un mestolo per volta, vi spiego perché, e dobbiamo assaggiare la sapidità del brodo. Perché? Perché io ho usato quella che ho trovato, cioè quella più salata, ok? Quindi, ok, ad ogni mestolo dobbiamo assaggiare la sapidità. Quindi ho messo prima un mezzo mestolo, ne metto un altro mezzo, giro, cambio il cucchiaino. Perfetto, la possiamo mettere tutta. È importante perché se trovate questa qui con il tappo rosso, vi faccio vedere, questa è più salata rispetto a quella col tappo verde, quindi dovete assaggiare ogni qualvolta. Intanto ho messo le uova a raffreddare, a questo punto posso cominciare a mettere il mio brodo. Ho messo, come vedete, i pezzettini di carne che non erano da scena, tra virgolette. Ovviamente anche la ciotola non è da ramen, ma è una ciotola di ceramica che abbiamo adattato per l'occasione. La riempite praticamente per metà, in questo modo. A questo punto potete aggiungere i tagliolini, che sono venuti benissimo. Esattamente. Io ovviamente farò due ciotole, quindi vi faccio vedere per ora solo quella che andrò a preparare, e non si stacca, eccola qua. Li giriamo un pochino nel brodo. Così. Poi mettiamo i nostri germogli di soia.
il cipollotto, il porro in questo caso, e a questo punto mettiamo la ciccia. Deve essere buonissimo. Mi auguro di sì. Ne sono praticamente certa, però. Perché assaggiando mi sono resa conto, insomma. E adesso possiamo mettere il nostro uovo, che non ho fatto fare totalmente sodo, ma un pochino più morbido all'interno. Quindi la cottura di un uovo, la coque un pochino più tosto, diciamo. Eccolo qua. Che spettacolo. Il nostro ramen è pronto. Sono molto soddisfatta, devo dire. E a questo punto andiamo a mangiare. Sì, decisamente. Sennò si fredda. Amici, se vi è piaciuto mettete il pollice, altrimenti non dite niente a nessuno. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ecco il nostro ramen fatto in casa. Se vi va, venite a vedere la ricetta sul nostro canale YouTube Video Ricette Insieme. Ciao a tutti.